Buongiorno bambine! Buon ultimo giorno di scuola! Yeah! Pepe, 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 pepe. Sveglia! Cucciole! Vanessina e Anastasia! Olè! Oh! Ani! Ultimo giorno di scuola! Ultimo giorno di scuola, amore! Vane, dai che vai a scuola oggi, che si sei ripresa finalmente da questa febbre! Andiamo a scuola? Andiamo a festeggiare? Buongiorno, amore mio! Come stiamo? Stai bene, amore? Eh? Ti sei ripresa? Brava, bravissima, così puoi fare l'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Natale. Mentre Anastasia non ha nessuna intenzione di andare a scuola questa mattina, quindi non festeggerà e resterà a casa con me. Quindi, andiamo a lavarci, tesoro? Sì. Buongiorno ragazzi, oggi è l'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Natale e abbiamo Vanessina in pole position già pronta. Poverina, lei non vedeva l'ora di andare a scuola perché è stata malata, come ben sapete, e quindi era a casa da martedì, no, mercoledì. Mentre c'è un'altra bimba che non ne vuol sapere e che è Anastasia. Ragazzi, scrivete nei commenti ad Anastasia che oggi è il giorno più bello di tutto l'anno scolastico, perché si mangia il pandoro, si gioca, si mangiano le caramelle, si esce prima, si fanno gli auguri di Natale. Ma niente, lei non ne vuole sapere. Ok, siamo pronte per andare a scuola. Facciamo vedere questo cappellino. Bellissimo il cappellino di Vanessa, che c'è anche Anastasia, ma che non ha ancora messo. Allora, spegni Vane. Sei pronta a festeggiare questa super giornata a scuola? Sì. Sei contenta finalmente di essere anche guarita? E oggi è il giorno più bello di tutto l'anno scolastico. Cosa fate oggi a scuola? Giochiamo, balliamo. Mangiate il pandoro, mangiate le patatine, l'estateno, abbiamo portato qualcosa. Ma certo, amore, anche tu! Buona. Voi avete anche il tronchetto di Natale al cioccolato, che è un dolce buonissimo. No, abbiamo l'estate. Allora, ascolta, l'estate te lo compro e te lo porto a casa e lo bevi oggi pomeriggio, va bene? Per merenda, ok, amore? Ok, adesso Anastasia, ti devi mettere ancora le scarpine. Poi il cappellino di Natale, tu ce l'hai già a scuola, giusto? Mentre qualcuno ti presterà questo cerchietto con le renne nel caso in cui ti dovesse servire. E si va a scuola, dai. Ciao. Pronto? Ciao, amore. Later. Bentornate a casa! Super merenda? Finita la scuola? Due settimane di relax? Sei contenta, amore? Ciao, amore! Allora, aspettate un attimo, raccontatemi un po' com'è andato questo ultimo giorno di scuola. Bene! E che cosa avete fatto? Abbiamo andato a scuola e non si costava la merenda. Abbiamo mangiato noi il pandoro, sì, con le righe di cioccolato, e il pandoro con lo zucchero pirato. E poi lo zucchero vero, amore, lo zucchero vero. Zucchero vero. Sì? Poi due Coca-Cola. Ma tu hai bevuto la Coca-Cola? No. Ah, perché a te non piace la Coca-Cola. No. E poi? Il tè, mi hai detto, che sì, non era estate, ma era un altro tè, ma l'hai bevuto lo stesso. E poi avete fatto delle piccole recite, vero? Sì. Sono arrivati tutti i video e le foto. E tu, amore, invece? Cosa avete mangiato voi a scuola? Allora, le patatine, l'estate, la Coca. E hai mangiato tutto? Il panetto. Ma l'estate era? Il pandoro c'era? C'era anche il pandoro? Sì. E l'hai mangiato un po' di pandoro? È buono il pandoro. Senti Ani, ma non c'era un dolce al cioccolato da voi? Qual è? Il tronchetto al cioccolato? Ho letto male l'altro giorno. È una a forma di tronco, fatto di cioccolato. Come? Esatto. Ah, buoni. No. No? Boh, allora ho capito male. Okay. Allora, e anche voi Vanessa avete fatto dei balletti, vero? Dei musical bellissimi che abbiamo potuto vedere. E vai a giocare a tombola. E avete giocato a tombola e tu hai vinto, hai fatto cinquine, è vero amore? Che vuol dire? Vuol dire che ha preso cinque numeri. Fa vedere, che cosa c'è qua dentro?
Ah, io questo l'ho preso quando era il mio tocco di prendere Kinder. Ah sì? Senti Vane, ma in tanti avete vinto? O solo 5 persone? Allora, non c'erano quelli che hanno vinto, tipo la cinquina. E beh, i 5 persone, Ambo, Terno, Quaterna, Cinquina e Tombola. E quelli che venivano l'Ambo, la Quaterna. Ma quanti gli stessi, sempre gli stessi, erano bellissimi. Ma veramente? Sofia tantissime. Tantissime volte ha vinto la Sofì. Giorgia ha fatto Tombola. Ma quante partite avete fatto di Tombola? Più di una? No, no. Solo una? Quindi scusa, Sofia cosa ha vinto? Ambo, Terno e Quaterno? E tu, e tu Cinquina? Ma e... no, da bravo non prendeva tutti i giochi perché sennò... Non era giusto. Vinceva sempre lei, quindi prendeva tipo delle caramelle. Ah, ok, ok. Va bene, dai, allora finite la merenda che tra poco arriva... Giada! Sì, arrivano dei nostri amici a fare l'aperitivo e poi dove andiamo stasera? A casa di Venezia! Andiamo a festeggiare! Ma a casa di Diego! Eh beh sì, è casa di Diego! Però si dice a casa di Alessia! Oh vabbè, sono... È a casa di Diego dove c'è Bianca, Gaia, Giada e io! Ci sono tutti i tuoi compagni! E c'è solo un maschio che è Diego! E c'è solo un maschio che è Diego, che è il proprietario di casa! No vabbè, sono nel senso che questi qua che hai nominato sono tutti i tuoi compagni! No, tutti no, fortunatamente! Si dice casa di Diego, casa di Giada, casa di Giatti! Si dice che ci sono solo loro. Va bene. No, che invece se ci dice proprio la famiglia, c'è solo la famiglia. Al completo. Senti, sentite, ma vi manca la scuola? No, sì. Ma cosa dici, mamma? Sì. Quando dormiremo la mattina, fidati che non ti mancherà nulla. Che te stamattina non ti volevi neanche alzare, non volevi andare a scuola, l'ultimo giorno. Ma sì, che ci volevo andare? Perché un compagno. Cosa? Ne mancavano due compagni, Teresa e Ignazio. Ignazio ha la febbre e Teresa è stata operata. Perché la febbre? Ma tu guarda, tu ci sei andata per miracolo oggi a scuola, sei stata fortunata, meno male, va. Ok, finita la merenda, ci vediamo dopo. Tu venite così voi stasera? Certo. Sì, ok. Allora dopo quando arriva... Voglio vedersi cambiarmi i pantaloni. Ma no, tienili, che te frega. Allora, quando arriva Giada facciamo anche un pezzettino così la salutiamo, va bene? E poi ci prepariamo per uscire tutti insieme. Ciao. A dopo. Amore, ma cosa stai facendo? Vanessa. Beh? Vanessa prima pane. Stai facendo dei regali alla Vane. Sì, te lo voglio aprire oggi. Come? Te lo voglio aprire oggi e mamma. Ma sei carinissima. Hai fatto tutto da sola? Mi fai vedere quello che hai fatto? Sono le trucchi. Vediamo. Che bello, amore. Ma sei stata brava. Allora poi glielo consegni? Poi faccio questo qua. Sì? E questi sono i braccialetti. Che carino che sei. Vabbè, lo apriamo dopo. E poi faccio questi due. Questi. Una collana da mettere. Certo. Un anello e un braccialetto. Wow, ma sei super gentile. Lo sai che sei una bravissima sorellina? Grazie. Prego, amore. Vuoi insegnarlo? Ti ha fatto dei regalini. Vuoi aprirli adesso? Non vuoi aspettare il giorno di Natale? No. Cosa ridi? Questo poi l'elastico, come te sempre ti serve un elastico. Giusto. Aspetta, ma ci sono altre cose. Sì, ho visto la collana. Questo non riusciamo tanto a spaccarlo, allora sono tanto. Che carina, volevo anch'io una sorellina come te. Guarda che pacco che ti ha fatto con la carta trasparente. Ecco, ho messo tanto scotch. Qua non lo aprirai mai, secondo me ce la puoi fare entro Capodanno. Che fortuna. Wow, vedo però che sei molto forte. Vediamo. Ma dai, ma è stupendo, Vane, come si dice? Grazie. Dai un bacione a tua sorella. Bravissime, grazie Anastasia del tuo gesto. Ma ciao amore, ma ti sei cambiata e ti sei fatta la doccia per caso? Perché sei profumatissima, hai lasciato un profumo indescrivibile. Fatti vedere.
Ma stai bene, amore? Sei bella, lo sai che questi pantaloni diventeranno neri questa sera? Però stai benissimo, sei una vera signorina. Allora, stiamo aspettando i nostri amici che non arrivano più e tra poco dobbiamo uscire di casa. Speriamo che arrivino presto, altrimenti andremo e li incontreremo in un altro posto, giusto? A few moments later. È arrivata Giada! Ciao Giadina! Siete pronte? Andiamo a mangiare? Sì. Andiamo a questa festa? Eh? È finita la scuola Giada! Yeah! Woo! Dai, andiamo a mangiare perché abbiamo tutti una gran fame, vero? Later. Ok ragazze, siamo tornate a casa, è l'una e mezza di notte, abbiamo festeggiato con i nostri amici a casa di una nostra amica. E ragazzi, il video finisce qui. Aspettate. Ultimo giorno. Domani faremo un video. Domani arriva Babbo Natale, ragazzi. Natale, domani Natale. Domani arriva Babbo Natale, quindi domani mattina, appena ci svegliamo, iniziamo a girare perché dobbiamo fare tante cose, tanti preparativi e poi ci dobbiamo nascondere perché arriva Babbo Natale, ma prima dobbiamo preparare il lattuccio con la carottina e il biscottino. Ma no, subito, Ma va, sera. Domani sera tardi. Vi ricordate, ragazzi? Vi ricordate il video dell'anno scorso, quando l'anno scorso era Natale, che Babbo Natale ha detto ciao, Vanessa e Anastasia? Esatto, esatto. Chissà quest'anno se verrà e se dirà ancora così. Sì, che ci sarà la terra. Quindi il video dell'ultimo giorno di scuola termina qui, ragazze. Buonanotte e ci vediamo domani con Babbo Natale. Babbo.